L'Olimpiade è una cosa difficile da spiegare perché dietro a quella che poi è la gara o le gare, l'individuale, la gara a squadre, c'è un lavoro enorme, un lavoro che non bastano pochi minuti per spiegarlo. Quindi sicuramente già partecipare è il coronamento di un sogno e di un lavoro che dura, si dice 4 anni, ma in realtà dura da una vita, da quando prendi la prima arma in mano, che può essere la sciabola o il fioretto o la spada. Una volta che insomma si riesce poi a concretizzare il sogno di partecipare, inizia quella che è l'ambizione e la voglia di tornare da un'Olimpiade con qualcosa di importante. Fortunatamente non è cambiato molto, cerco di mantenermi ancora molto giovanile, anche se l'età poi purtroppo avanza, questa è una cosa che non si può evitare. È cambiato un po' il mondo intorno a me, sono cambiate le persone, sono cambiati alcuni compagni di squadra. Però la grinta, la voglia, l'entusiasmo, quelli rimangono sempre uguali, fortunatamente. La responsabilità è sempre grande quando si parla di Olimpiade. Questa Olimpiade credo che rappresenti la rinascita al 100%, in un momento difficile per tutti. Per lo sport lo è stato, ma per altri settori è stato ancora più difficile, quindi sicuramente rappresenta un momento di rinascita. A maggior ragione noi dobbiamo fare del nostro meglio per far sì che questo momento di rinascita sia un momento positivo per tutti. Se è vero che non abbiamo avuto modo di confrontarci con gli atleti di altre nazioni, abbiamo avuto tante occasioni, tanti piccoli allenamenti, tante piccole gare in sala, poche gare insomma al di fuori, però la nostra fortuna è che il gruppo è un gruppo fortissimo, quindi già confrontarsi con gli atleti della propria nazione è un vantaggio che altre nazioni non hanno, per cui da quel punto di vista non abbiamo attenuanti, ecco, se ci arriviamo al 100% della condizione fisica e mentale.